poche parole si potrebbe spiegare questa partita. Come hai detto tu, loro hanno un portiere che gioca in Champions League e si è vista la differenza sia ieri con il portiere di Israele, che anche lui fa parte anche della nazionale senior, quel portiere dell'Israele. Il portiere di oggi gioca a Champions League con la Zagabria, e noi con problemi che abbiamo, con gente acciaccata, non siamo a livello purtroppo di fare gol al portiere del genere. L'abbiamo pagato ieri con troppi errori al tiro, oggi anche, però devo dire che oggi anche facendo qualche gol in più era Croazia era molto più forte di noi e si poteva fare un punteggio diverso magari, ma arrivare alla vittoria era impossibile. Grande rammarico credo sia per la partita di ieri, no? Persa contro Israele, che avrebbe potuto dare all'Italia il secondo posto nel girone. Sì, ieri era partita alla nostra portata, però ripeto, troppi errori al tiro ieri che anche oggi hanno condizionato due partite. Senti, è un gruppo questo che ha fatto un percorso che probabilmente non è riuscito, anche per un pizzico di malasorte, a raggiungere l'obiettivo che in qualche modo a un certo punto sembrava la portata. L'assenza di Bortoli qui a Chieti è stata pesantissima, ma anche il fatto di aver avuto Rovatin praticamente a mezzo servizio, se non di più, se non di meno di mezzo servizio, lo stesso Fadalelli. Ecco, forse il tuo rammarico è proprio questo, di non aver potuto presentare a questo appuntamento la squadra migliore. Sì, infatti, noi non lo dicevo durante l'intervista prima, ma abbiamo giocato senza Bortoli e senza Horvatin, che erano due migliori marcatori all'europeo precedente, e poi anche senza Aldini in difesa, che è il nostro difensore specialista, che gioca 60 minuti in difesa. Anche il fatto che mancassero loro tre, che sono punti fermi, contato tanto. Ci abbiamo provato, ma come hai detto tu è un peccato per la partita di ieri che si poteva fare. Oggi veramente è una squadra di livello superiore a noi in questo momento, assolutamente. Tazzi, diciamo che questo girone, questo appuntamento non è nato sotto una buona stella per l'assenza di Bortoli, che è sicuramente il giocatore più importante di questo gruppo, per gli acciacchi di Rovatin, che praticamente non abbiamo quasi mai visto in campo, lo stesso Fadalelli non in perfette condizioni, e per raggiungere un risultato inimmaginabile fino a qualche anno fa sarebbe stata necessaria la migliore Italia, cosa che non c'era. Ma sì, in effetti, rispetto alle prestazioni molto interessanti che abbiamo fatto quest'estate sia nelle amichevoli per Portogallo che durante il Portogallo stesso, sono venuti a mancare i tre punti di forza. Dimenticavo Aldini, sì, lo specialista difensivo. Abbiamo fatto, esatto, perché magari si vede poco perché è uno specialista difensivo, ma per l'economia della nostra squadra è fondamentale. Quindi quattro giocatori dei primi sostanzialmente sette che vengono a mancare all'improvviso. Già si era visto con Bortoli che l'ultima partita non ha giocato in Portogallo come era andata la partita, ma questo non è una giustificazione, perché chiaramente noi dobbiamo cercare sempre di presentarci nel miglior modo possibile. Diciamo che secondo me in questi ultimi mesi l'impressione che ho io è che non si è dedicata la necessaria attenzione a questa squadra, che del resto era l'unica che aveva fatto tutta una serie di risultati tangibili e assolutamente incontestabili, per poterla portare nelle condizioni migliori a fare questo, non voglio cercare giudicazioni, questo girone di qualificazione finale. Così è andata. Rammarico forse soprattutto per la sconfitta contro Israele, no? Perché per quanto si è visto, insomma, la Croazia. Ma la Croazia sicuramente, dopo quello che gli abbiamo fatto quest'estate, che abbiamo vinto in amichevole di 8 e abbiamo pareggiato in maniera molto egregia in Portogallo, voi capite che sicuramente la Croazia è venuta qua, non dico per vendicarsi, ma sportivamente, certo, per vendicarsi di quello che aveva subito, perché voi non sapete, ma i giornali croati li hanno ammazzati quando hanno fatto pareggio con noi. Conseguentemente ce la dovevamo aspettare. Male con Israele, ma se andiamo a guardare il succo del discorso, con così tanti errori fatti già solo nel primo tempo, che peraltro abbiamo vinto di uno, ti fa immaginare del perché magari poi certi risultati vengono a sfuggire.
non avevamo le rotazioni necessarie a causa delle assenze e forse una leggerezza eccessiva sul dare fiducia magari a dei giocatori che non erano in perfette condizioni fisiche, forzare questo discorso probabilmente ci ha dato tolto qualche forza in più, ma questo qui sono i soliti discorsi del senno di poi. Bisognava cercare di fare tutto un discorso più organico per poter portarci nelle migliori condizioni. Secondo me non c'è stato neanche il tempo di farlo. La cosa, volendo guardare il bicchiere mezzo pieno piuttosto che mezzo vuoto, così come si è soliti fare, gli elementi giovanissimi, insomma, che fanno parte di un gruppo ancora inferiore, cioè dell'Under 18, mi riferisco ai vari Manolovic, De Angelis, ma lo stesso Zanone che abbiamo apprezzato contro la Croazia, ecco, lasciano immaginare comunque un upgrade di questo. Sicuramente, noi abbiamo giocato con una squadra che non era al massimo dell'età, quasi tutti i giocatori erano di età inferiore e questo comunque può pesare in un'economia generale, soprattutto quando poi ci sono 3 o 5 partite di fila da fare. Questo è il primo punto. Per quanto riguarda la speranza c'è, perché le giovani leve stanno lavorando molto bene. Questa idea della casa della Pallamano è sicuramente stata un toccasana per quanto riguarda tutta una serie di sviluppi. C'è anche da dire una cosa, perché non dimentichiamo che se ci fermiamo a queste ultime 2 partite magari qualcuno pensa che chissà che cosa di male abbiamo fatto, ma non dimentichiamo che questa squadra ha ottenuto dei risultati incredibili quest'estate. Siamo arrivati 12esimi in Europa, che credo non è mai successo in tempi passati, e credo che questo risultato ci potrà anche portare qualche fievole speranza per poter magari eventualmente essere ripescati con una wild card nel momento in cui qualcuno si dovesse ritirare dagli eventi di rito. E saremo, credo, i primi ad avere questa eventuale chance, e per quello che chiedo a tutti, ho già chiesto anche ai ragazzi, di non mollare e di cercare di essere sempre pronti per un'eventuale chiamata.